gestivano strutture fatiscenti e prive delle necessarie autorizzazioni per l'accoglienza di minori extracomunitari non accompagnati, che venivano affidati loro sulla base di presunti accordi corruttivi con un dipendente del comune di Catania, adesso in pensione. Agli arresti domiciliari sono finiti Giovanni Pellizzeri, 56 anni, di Mascali, con l'accusa di corruzione, falso in atto pubblico e maltrattamenti, e il figlio Mario, 29 anni, di Giarre, accusato di corruzione e maltrattamenti. Nei confronti di una loro collaboratrice, Isabella Vitale, 48 anni, di Catania, è stata applicata invece la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Catania per il reato di maltrattamenti. Alla fine del 2014, a seguito di alcuni fatti di violenza, erano stati avviati accertamenti sulle comunità di accoglienza per minori gestite dalla cooperativa Esperanza. Nelle stesse comunità, la Onlus Save the Children aveva segnalato gravi negligenze nella gestione dei minori. In alcune conversazioni intercettate, Giovanni Pellizzeri e Isabella Vitale definivano infatti gli ospiti della struttura zingari e porci, e in alcune circostanze, nelle quali occorreva l'acquisto di alcuni farmaci, commentavano: «I farmaci generici sì, ma non questi qua, assolutamente no, per me può buttare sangue». Accertate inoltre gravissime carenze sanitarie e strutturali. Nell'ambito del procedimento sono complessivamente indagate 10 persone. È un ex dipendente ormai in quiescenza del comune di Catania che, pur sapendo che questi centri di accoglienza gestiti dai soggetti che sono stati raggiunti da misure cautelari non possedevano i requisiti per accogliere minori stranieri, tuttavia dietro corresponsione di somme di denaro, il cui esatto ammontare non abbiamo accertato, ma sappiamo che è avvenuto per diversi anni e ogni volta che venivano collocati i minori, mandava, avviava a questi centri di accoglienza, facenti tutti capo alla cooperativa Esperanza, i minori, che poi, minori stranieri, che poi venivano maltrattati, non percepivano gli alimenti di cui avevano diritto, non venivano avviati all'istruzione così come era imposto dalla legge. Quello che oggi invece emerge è quello che spesso abbiamo temuto e che già in parte avevamo accertato. In una situazione emergenziale, non bastando i centri di accoglienza certificati dagli organi dello Stato, dalle prefetture, si deve far ricorso a altri centri accreditati dai comuni, e non sempre questi centri rispondono ai requisiti. Abbiamo delle intercettazioni sconvolgenti in cui vengono definiti questi ragazzi accolti come dei porci, che come tali zingari e porci, che come tali devono essere trattati. Ecco, anche di questo dobbiamo essere consapevoli. Persone che vengono qui in situazioni di indigenza, ma in una situazione difficilmente gestibile, possono essere e spesso finiscono per essere oggetto di speculatori. È ovvio che di tutto non si deve fare un erba un fascio, e vi sono centri di accoglienza certificati che sono motivati da scopi di solidarietà, e questi operano bene. Ma dobbiamo essere assolutamente severi nei confronti di quelli che invece, speculando sul bisogno e approfittando di questa situazione emergenziale, non fanno il loro dovere.